29 di marzo, non date fiducia a questi signori che oggi col cappio al collo vi hanno preso per dire dammi il consenso. Andate nell'urna a votare contro questa politica, perché questa politica ha condannato la Calabria, perché questa logica fallimentare ha messo in ginocchio i nostri territori, perché questo offende le coscienze dei nostri giovani, dei nostri corregionali, perché oggi lo Iero ha un grande demerito. La più grande responsabilità non è stata quella di cimentarsi in un'esperienza e magari di aver fallito. Hanno sbagliato anche gli altri, non hanno raggiunto grandi traguardi probabilmente. Ma lui ha una grande responsabilità, da vecchio uomo politico, conoscitore del nostro territorio. Ha pensato di far tornare indietro la nostra terra di 30 anni perché ci ha messo il cappio al collo, ha detto alla gente tu sei assoggettato al bisogno e devi venire da me se vuoi avere una prospettiva. Questa è l'azione più nefasta che ha compiuto. Bravo! Perché caro Pino, se io solamente avessi messo mio fratello direttore generale del turismo, ci saremmo trovati con i cellulari, non quelli dei telefoni, con i cellulari della polizia. Bravo, bravo, bravo. Mi avrebbero spazzato via in massa. Bravo Peppe. Mi avrebbero arrestato tutti. E qui non parla nessuno. Qui abbiamo un signore che era dirigente di servizio. Dirigente di servizio che in 3 anni è diventato dirigente di settore e oggi direttore generale facente funzioni, che è il fratello del presidente. È una vergogna! Vergogna! Noi siamo una regione che è sull'orlo del precipizio sull'azione della valorizzazione turistica, una vocazione naturale, una vocazione su cui investire, perché questa è la terra che può e deve investire su questo comparto. Noi facciamo turismo 2 mesi l'anno, anche meno, in una terra dove il clima è ideale per cercare di favorire anche i processi di migrazione di gente che dal nord Europa può venire qui invece di andare in altre regioni e in altri paesi di questo Mediterraneo. Ma ci vuole che cosa? La capacità di chi riesca a costruire i percorsi di stagionalizzazione del turismo, per far sì che il turismo sia un turismo dei 6 mesi, dei 7 mesi l'anno, per far sì che qui si possa prevedere la capacità di smetterla con la stagione di finanziamento a pioggia. Tanto se c'è un amico che deve costruire un albergo laddove non è mai andato un turista, lo diamo, tanto mi ha portato 200 voti, facciamo l'albergo che nasce già morto. Noi dobbiamo cercare di canalizzare le risorse in quelle aree in cui vi è una vocazione turistica e alimentare la capacità di quelle aree di diventare competitive per creare sempre più su quei territori grandi concentrazioni e soprattutto per favorire l'infrastrutturazione che diventa fondamentale agli spostamenti. Noi su questo vogliamo costruire l'avvenire della nostra terra, perché da una parte vogliamo intervenire per ridurre le emergenze, per far diventare finalmente questa una regione a tutti gli effetti, dall'altra abbiamo un piano, l'idea di dove portare la nostra terra per i prossimi 30 anni. Non vuol dire questo realizzare questo sogno, questa idea tra 30 anni, no. Dove vogliamo che questa realtà diventi strategicamente protagonista, che è lo scenario del Mediterraneo che poco fa primo Pino Galati, l'onorevole Galati comunicava, annunciava. Noi oggi siamo il sud dell'Italia, l'estremo sud dell'Europa, ma noi siamo baricentrici in questo Mediterraneo e la nostra partita nella baricentricità di questa regione la si gioca sulle nostre gambe, sul nostro sapere, sulle nostre conoscenze, sulla nostra capacità del fare. E allora diventa importante e funzionale lavorare su questo versante. Abbiamo tante cose che sono utili e sono indispensabili, dobbiamo mettere in campo i centri culturali, i nostri presidi culturali, dalle università a tutte le altre realtà che abbiamo sul territorio, diventano importanti per creare aspetti formativi per chi sta più a sud di noi. Lì ci sono 500, 600, anche più milioni di persone che aspettano, diciamo così, di creare relazioni con realtà che stanno più a nord per diventare comunque anche loro importanti in un rapporto di scambi e di relazioni. Comunque hanno bisogno di salvaguardarsi la poltrona come fanno i Bova, gli Adamo che dopo si... Bravo, bravo! Tutta questa
gente che ha fatto di tutto per fare il ricorso alla stagione delle primarie, e io lo dissi a giugno, questi vogliono fare la legge per le primarie perché devono salvaguardarsi il proprio fine, cioè quello di poter ritornare in consiglio regionale, perché una volta che uno sostiene Bova, che l'altro sostiene lo Iero diventerà di là. Mario, tu sei il mio primo, non tu Mario, non certamente tu. Guarda, tu sei il primo che devi essere sostenuto, perché sei stato il mio grande lettore, e quindi alla fine tu mi devi tornare in quel consiglio regionale con me. Era soltanto questa la strategia, cioè consentire a chi aveva già, rispetto allo statuto del Partito Democratico, le tre legislature previste, di fare una deroga che poi il coordinamento regionale del Partito Democratico ha assegnato, e quindi consentire ad Adamo, a Bova, a Pacenza e a tutti questi tromboni della vecchia politica. Cittadino calabrese, che invece c'è una strategia diversa, che era quella di aprire questo grande meccanismo di democrazia al coinvolgimento del cittadino per votare. Viene mandato a casa. Bisogna mandarli a casa perché hanno dato un'immagine negativa di questa terra, perché hanno fatto una serie di nefandezze che sono ancora scritte, che rimangono indelebili, hanno creato una situazione di quelle veramente assurde e vergognose in questa terra. Hanno scritto pagine tristissime, ancora aspettiamo di conoscere quali sono le verità dell'omicidio Fortugno, del vicepresidente del Consiglio regionale, purtroppo ucciso dall''ndrangheta. Ci sono tante pagine ancora oscure di queste vicende che testimoniano questi signori che oggi non hanno titolo a parlare di moralità e di trasparenza. Quando noi abbiamo avuto il coraggio di dire, alcuni non ci interessano perché è inopportuno che scendano con noi. Queste parole, ecco cos'è oggi che la gente chiede: una classe dirigente che laddove ha governato ha fornito risposte serie rispetto a chi oggi, dopo 5 anni, dice che il fallimento della sanità è legato a Chiaravallotti. È vergognoso che uno che governa 5 anni dica, dopo 5 anni di governo, che le responsabilità sono di chi governava 5 anni prima. Ma la gente che cosa ti ha votato? Ti ha votato per cambiare, per dare una dritta, e tu invece hai soltanto fatto affondare la sanità, hai raddoppiato il deficit annuale della sanità rispetto agli ultimi anni del governo Chiaravallotti, hai dimostrato di essere un uomo di potere e di non essere un uomo innamorato di questa terra. Questo dobbiamo raccontare ogni giorno a Galagazio Loiero e ai compagni che lo sostengono. E allora dicevo, non c'era venuto, e magari l'anno dopo ci ha pensato bene a non tornare a venire. Ovviamente ha comunicato che avevamo il mare sporco, sì, anche a quelli che non erano venuti. Dopodiché, dopo 5 anni, il mare continua a essere un mare sporco. E la regione ha gli strumenti, perché conosce perfettamente quelli che sono, diciamo così, gli investimenti da fare. Comunque diventa funzionale e strategico creare una che ci consente di dare continuità istituzionale. Io ci ho sempre creduto, vi devo il vostro sostegno, il vostro supporto. Ecco, noi vogliamo conquistare così la regione, mettendoci dentro tanta anima, mettendoci dentro tanto amore, tanta passione e tanto entusiasmo.